Il ruolo di Luigi Pugno, giovane 87enne, presso lo stabilimento Lingotto era quello di capo officina montaggio vetture. Cavalier Pugno, può illustrarci un episodio che ha caratterizzato il suo periodo di lavoro presso lo stabilimento Lingotto? Ritornando con la mente ai 40 anni di appartenenza alla mia grande famiglia, alla grande famiglia Fiat, che in particolare al periodo in cui ho lavorato al Lingotto, mi vengono in mente innumerevoli aneddoti, potrei scrivere un libro. Racconterò l'iniziativa presa in concomitanza alla mia pensione, al mio pensionamento che precedeva di poco la chiusura del Lingotto, con conseguenza distribuzione delle risorse lavorative negli altri stabilimenti. Tutto ebbe inizio in occasione della riunione conveniale VAMAC, che all'epoca si usava in dire per salutare il capo che andava in pensione. Il titolo della cena era espresso in dialetto, si può tradurre via via, ma la traduzione non comunica la carica di effetto delle parole dialettali. Durante quella cena pensavo con rammarico che le persone che andavano in pensione ed i colleghi che continuavano il loro lavoro sparsi nei vari stabilimenti Fiat non avrebbero più avuto occasione di incontrarsi. Per questo in quell'occasione, con un appunto d'orgoglio, lancei la proposta di fondare un gruppo Amici ex Fiat Lingotto. La proposta fu accolta con entusiasmo. Si iscrissero al sodalizio oltre 200 persone che si sono incontrate per 30 anni in occasione del pranzo annuale organizzato dagli Amici ex Fiat Lingotto. Tra l'altro negli anni hanno devoluto 25.000 euro per la lotta contro il cancro e altre iniziative umanitarie. Il sodalizio si è sciolto nell'ottobre 2012 con un ultimo pranzo tenutosi all'Hotel Meridian, hotel allestito negli ambienti dell'ex stabilimento Lingotto, in occasione della sua riconversione alle attività terziarie. Per concludere, cito il motto del sodalizio: Lingotto, l'orgoglio di esserci stato. Ma posso continuare leggendo altri motti che illustrano lo spirito di corpo vissuto da chi ha lavorato al Lingotto. Del Lingotto siamo stati fortunati dipendenti e più che mai siamo orgogliosi e presenti. Del Lingotto ci sono le nostre radici, questi ricordi aiutano ad essere felici. Il merito incontestato è al Lingotto aver lavorato. Sul Lingotto molto si è detto e chi ci ha lavorato si sente eletto. Anche se molti anni sono passati, i ricordi del Lingotto restano inalterati. Del Lingotto è nota la gloria e noi facciamo parte della storia. Auguro ai giovani che hanno seguito questa intervista di poter lavorare con il mio stesso entusiasmo, della mia esperienza lavorativa, di momenti duri e non piacevoli, ne ho vissuti, ma l'esperienza complessiva è stata largamente positiva. Cavalier Pugno, grazie per la sua testimonianza e per la sua disponibilità.